Erano i giorni del 27, 28 e 29 ottobre del 2018, quando piogge alluvionali, con esondazioni di vari fiumi e torrenti e tempeste di vento fino a 200 km orari, hanno messo letteralmente in ginocchio le Dolomiti. Tre giorni di inferno per gli abitanti della località più bella d'Italia, nel Trentino. La fase più intensa e distruttiva è stata quella del 29 ottobre, dovuta ai fortissimi venti di scirocco con raffiche di tempesta, fortunale e localmente anche di uragano. Una forza impressionante racchiusa in questa foto, dove un albero è rimasto appeso a diversi metri ad un cavo della corrente. In un primo bilancio, nel Trentino, 1,5 milioni di metri quadrati di alberi si sono schiantati al suolo. In totale, sulle Dolomiti, la Coldiretti stima la caduta di circa 14 milioni di alberi. Ed è proprio questo fatto di cronaca che il carrista fanese Matteo Angarà ha deciso di realizzare un carro tematico dal titolo Potenza Inaudita, dovuta ai diversi cambiamenti climatici che si ripercuotono sulla nostra penisola e nel mondo. Argomento ambiente, dunque, tema principale del Carnevale di Fano, in programma il 9, 16 e 23 febbraio 2020. Matteo, perché hai voluto rappresentare la strage in Trentino? Perché? Perché fin da piccolo frequento quei posti e vado spesso in montagna, e quando gli scorsi mesi sono andato su e ho visto questi nuovi paesaggi, perché prima vedevo una cosa, adesso ne vedo completamente un'altra, tutta questa distesa di alberi caduti, e mi ha, diciamo, ispirato, ho voluto dedicare un carro a questi paesaggi a me cari, dedicato ai boschi del Trentino. Per il carro ci puoi dire qualcosa di più, qualche movimento particolare, qualche caratteristica? Allora, il carro si presenta in due versioni. La prima versione raffigura un bosco del Trentino, quindi sì, vedremo tutti questi alberi. La seconda fase invece è questo bosco, questi alberi che caderanno. Uscirà fuori un eolo, un vortice rappresentato dal dio Eolo, circondato da tanti altri piccoli vortici maligni, che con la loro forza faranno cadere questo bosco.